Posso chiedere come va il mercato a Bassano? Sempre peggio, grazie. Il mercato a Bassano secondo me è diventato un disastro, non era così, in quanto i parcheggi non ci sono e quelli che ci sono comunque costano. E la gente tiene conto anche dei 3 euro del parcheggio e quindi nel mercato non può più spendere. Sì, ha avuto un crollo da qualche anno a sta parte. Posso chiedere come va il mercato qua a Bassano? Basta fare 2 chiacchiere in piazza con gli ambulanti per capire che quella del mercato è un'attrattività in netto ribasso. Anche questa mattina, ad essere sinceri, gente in giro se ne è vista parecchia, pochi però intenti a fare acquisti. È vero anche il parcheggio effettivamente, perché c'è abbastanza distanza per parcheggiare. Penso che il pagamento del parcheggio possa influire negativamente, sì, sull'affluenza, sì, anche perché il periodo storico che stiamo vivendo è quello che è. Se dovesse scegliere, voglio dire, tra venire a Bassano in una città vicina senza parcheggio e pagamento, sceglierebbe un'altra città. Sì. La gente c'è, è che compra meno, probabilmente hanno molto meno da spendere. Colpa dei centri commerciali? Tutto incide, anche quello lì incide sicuramente. Per qualcuno più che il costo dei parcheggi è il rischio di trovare una multa sul cruscotto a spaventare i potenziali clienti. Qua la gente non viene più perché se deve venire al mercato per risparmiare 1 euro e si trova 35 euro di multa sulla macchina, non so se ha senso, hai capito? Ma hanno i centri commerciali, hanno l'aria condizionata, hanno il parcheggiatore. Quest'anno qui in Piazza Garibaldi c'è stato anche un problema in più. La fontana, siamo stati circa 3 mesi con un'impalcatura importante qui in centro che ci ha penalizzato tantissimo. Bancherelle di stranieri tenute poco bene, con prodotti diciamo di dubbia provenienza, usati, non usati, non chiaramente specificato e quant'altro, quindi ci sarebbe, stiamo anche lavorando assieme all'amministrazione per far sì che questa cosa diciamo venga chiarita al più presto, insomma. Avevamo l'invasione dei pakistani che riuscivo proprio a impoverire. Qualcuno dice che si è abbassata la qualità del mercato. Se ne risentite anche voi? Certo, perché vendono tutto roba usata 1 euro, 2 euro, 50 centesimi, la gente non crede neanche più al nostro prodotto. Qualcuno dice che si è abbassata tanto la qualità? Sì, è vero. Insomma, non bastava il commercio tradizionale, anche il mercato oggi sta soffrendo e le responsabilità, non c'è dubbio, vanno cercate ancora una volta in via Matteotti. Chi siede in comune ha il dovere di fare di Bassano una città sempre attraente, anche nei giorni di mercato.